Buonasera a tutti e benvenuti a Gong. Parliamo ancora di Carditello, stiamo sulla notizia, è addirittura doveroso. Siamo con Fiore Marro, che è presidente dei comitati delle due Sicilie, e siamo con Nando Cimino, che oltre a essere un esperto della materia, anche egli è rappresentante di questo movimento. Tu ti occupi soprattutto di quanto riguarda Carditello, quindi questo movimento si divide in settori, si divide, ecco. Da quanto tempo ti occupi di Carditello? Ma da oltre una quindicina d'anni, anche perché è, credo, una delle massime espressioni sul territorio della presenza passata appunto dei Borbone, ed è una questione che seguiamo con attenzione da sempre, soprattutto perché, come dire, ciò che è accaduto e che è stato portato maggiormente all'evidenza in quest'ultimo periodo rappresenta un po' l'icona di quello che accade in Meridione almeno da qualche centinaio d'anni a questa parte. È vero, che tu non condividi naturalmente. Che io non condivido quanto avviene da centinaio d'anni a questa parte. Diciamo, questo è il momento di Carditello, però ci sono stati vari momenti in questi anni in cui siamo stati in prima linea nella speranza di dare finalmente una visione diversa, reale, di ciò che eravamo, non per tornare indietro come dico spesso, ma solo per rimettere nelle giuste caselle ciò che si era. Nando Cimino, tu naturalmente scrivi anche sull'argomento, no? Sì. Come leggi questa ultima asta andata deserta e soprattutto come leggi l'atteggiamento di Regione e ultimo il governo che ha mandato un ministro? Secondo te che significato ha la presenza di un ministro? Ma la presenza potrebbe ministro anche essere solo una presenza coreografica. Ma infatti noi abbiamo, come dire, manteniamo una condizione di allerta e di scetticismo su tutta la vicenda, anche perché mi pare a dir poco assurdo che debba scendere in campo un ministro della Repubblica, per quanto tecnico, a redimere, tra virgolette, una vicenda che avrebbe potuto tranquillamente essere gestita dalle risorse politiche interne, e cioè dalla regione, quindi dalla provincia. E ecco perché, insomma, siamo moderatamente soddisfatti di questa cosa. Credo che l'attività anche di informazione che si è svolta negli ultimi 7-8 mesi in maniera particolare, il fatto che si sia portata all'evidenza del pubblico i furti, le condizioni in cui versa quel complesso monumentale, credo che abbia, come dire, punzecchiato un certo tipo di condizione politica. C'è da dire anche che se non si fossero alzati i toni, se l'informazione che è stata fatta sul territorio da tutti, per carità, non avesse puntato il dito anche sul significato storico, culturale di quel monumento, io credo che nemmeno il ministro, che pure è tanto attento Lorenzo Naga a questo tipo di vicende, non penso che, come dire, sarebbe arrivato a Carditello. Quindi non è solamente un fatto di informazione, non è solo il, come dire, entrare nel territorio per cercare di capire di cosa si tratta, ma anche e soprattutto mettere un freno ad una certa polemica, che comunque è una polemica costruttiva e che riguarda una certa parte storica. L'attenzione si è alzata quando qualcuno ha cominciato a dire: io voglio che Carditello diventi il monumento alla cosiddetta Shoah meridionale. Quando si è detto questo c'è stato l'impazzimento, perdonatemi il termine, generale. Fiore Marro, noi abbiamo visto ultimamente, anzi devo dire abbiamo rivisto ultimamente le immagini che caratterizzano lo stato attuale della legge di Carditello, vero gioiello lasciato a marcire. Dopo vari tentativi, non ultimo quello di creare all'interno della struttura un museo dell'arte contadina che ha fatto poi la fine che ha fatto, voglio dire, ci sono stati semplicemente ogni tanto degli spot emorragici di attenzione, ma nulla più di questo. A te chiedo, e se così, per assurdo, si dovesse pensare di interpellare quello che io considero tutto sommato il legittimo erede di questa legge, cioè Carlo di Borbone e la sua famiglia, senza pretendere nulla a livello personale, perché non credo che abbiano
una disponibilità tale da far fronte e all'acquisto, ma soprattutto alla realizzazione di un progetto per questa reggia. Tu saresti d'accordo? Guarda, un anno e mezzo fa, una delle sorelle di Carlo di Borbone, Beatrice, è venuta a Caserta cercando i vari movimenti che si occupano di borbonismo, invitandoli a collaborare per una sua idea. Lei voleva creare una sorta di tour, siccome loro vivono in Francia, da Parigi fino a qua, per far conoscere agli amici, alle persone interessate della storia borbonica delle due Sicilie, ciò che i suoi avi, i loro avi, avevano fatto nelle nostre contrade. Poi questo progetto è scomparso, è sparito, non so per quale motivo, anche perché... Ma se... era venuta, aveva anche espresso delle considerazioni su Carditello? Sì, ma lei aveva proprio l'intenzione di creare un tour che riguardasse tutti i beni storici del periodo dei suoi avi. Poi, ti ripeto, è sparita, diciamo, è sparita sia l'idea... Si è spaventata. Si sarà spaventata. Poi, diciamo, per la verità, questo passaggio di Carlo di Borbone, che dici, io sono un po' rammaricato, perché in tutti questi anni stiamo cercando noi, diciamo, che non abbiamo né quarti di nobiltà né altro, di salvaguardare ciò che era della famiglia del principe di Calabria, e la sua voce è sempre flebile, sempre, diciamo, una voce lontana da oltretomba. Sarebbe il caso di cominciare davvero a prendere le redini in mano, ma non per ripristinare chissà quali... Ma non c'è nulla di nostalgico, no, bravo, di, ma proprio perché per dare, anche per dare, diciamo, per dare una forma di esistenza in vita, diciamo, di queste cose sue e delle lotte per cui noi ci battiamo. Sì, sarebbe bello che fosse lui a mettersi in prima linea in questa battaglia. Io sono un po' scettico e sono anche timoroso di questo fatto che, diciamo, l'amico Cimino ha espresso poc'anzi l'idea che finalmente, dopo un poco di toni alti, la politica si è accorta di questa. Ho visto delle facce che fanno politica a Caserta e provincia e nella regione Campania da 15 anni, che sembrano sui giornali o in televisione, sembra che abbiano scoperto l'altro ieri Carditella. Così è. Questa cosa mi rammarica, perché io non so se ci sono campagne elettorali prossime, però, diciamo, ogni qualvolta scorgo situazioni del genere rimango sempre perplesso. In 15 anni, in 20 anni non si è fatto nulla, adesso tutto all'improvviso sono diventati tutti difensori di Carditello. Sì, la campagna elettorale è alle porte, perché, come sapete bene, ci sono 23 comuni che vanno al voto, quindi è voglia di campagna elettorale, e tant'è vero che sono stati riesumati argomenti come l'aeroporto di Grazianise, vabbè, il policlinico, che ne parliamo a fare. E naturalmente Carditello, solo che Carditello questa volta è riuscito a spostare un ministro. Ci auguriamo che un ministro di un governo tecnico, e un governo tecnico parla di soldi, però c'è una contraddizione, la contraddizione è che mentre si dismettono i beni, perché non ci sono soldi, si viene qui a lasciare intendere che forse i soldi si potrebbero trovare, o si viene qua soltanto per cercare di tenere tranquille le persone. Questo è un altro mistero. È un mistero che credo si, come dire, dissolverà appena arriverà la campagna, si entrerà nelle fasi vere della campagna elettorale. Si comprenderà veramente qual è stato lo scopo di questa passeggiata. C'è da dire anche, e condivido quindi chiaramente, la preoccupazione che non sia stato altro tutto questo che un modo per frenare quella che è stata una volontà popolare, perché va assolutamente sottolineato che c'è stato un intervento forte anche da parte di numerose associazioni culturali del territorio e anche partenopee che in un modo unanime hanno sollevato la questione e hanno cominciato a produrre numeri. Ci sono state associazioni che hanno prodotto delle raccolte di firme attraverso il web, ma anche, voglio dire, le classiche porta a porta, sono arrivati a 6.000, 7.000, 8.000 firme. 8.000 firme, 7.000 firme, 6.000 firme sono un movimento, è un movimento d'opinione che in un momento in cui l'antipolitica è particolarmente forte, insomma, credo che abbia indotto quindi a qualche riflessione. Certo.
una riflessione che ha portato chiaramente il ministro Ornaghi a scendere in campo direttamente. Hai fatto bene a sottolineare che si tratta di un ministro tecnico, e questa la dice lunga anche su un altro aspetto, e cioè vediamo di risolvere le cose, vediamo di andare nel cuore del problema, lasciamo perdere la politica, la dialettica, eccetera, eccetera, andiamo a vedere di che cosa si tratta e andiamo sul campo. E da questo punto sicuramente non può che esserci un apprezzamento collettivo rispetto a questo. Però poi, certo, certo. Che cosa accade? Che cosa accade? Cosa succede? Anche perché, tu questo lo sai meglio di me, anche perché si parla tanto di questa cifra che comunque è suscettibile di ribasso, perché se l'asta continua ad andare deserta siamo intorno ai 10 milioni, chiunque sarà in grado di comprarla fra poco, e questo è molto preoccupante. Ma non è questo il punto è un altro, che nonostante si facciano tante chiacchiere, anche le nostre sono soltanto chiacchiere se si fermano alla cifra da sborsare per acquistare Carditello. Il problema è il progetto che non c'è, un progetto che parli e che consenta la discussione su quello che vogliamo si faccia a Carditello. Non è che le idee non ci sono, però nessuno le ha mai messe sulla carta. Io nel corso di una delle trasmissioni che ho dedicato a questo gravissimo problema che deve coinvolgere tutta la provincia di Caserta, indipendentemente dal colore politico, ne parlavo proprio con il sindaco Cimmino, che sta portando avanti, devo dire, un lavoro egregio. Purtroppo rischia di essere da solo, rischia di rimanere da solo. Parlando con lui si diceva anche che c'era stata l'offerta da parte di un grosso allevatore che si era interessato per vedere se fosse possibile di tornare a quello poi che è stata la vocazione di Carditello e poter arrivare a mettere su nuovamente un allevamento di razza equina. Mi pare che i cavalli fosse il persano, il cavallo. Ecco. Però poi non si è saputo più niente. Allora, perché queste proposte che comunque arrivano a un certo punto cadono nel vuoto? Perché, se è vero come è vero che ci siamo in tanti a voler recuperare Carditello, perché quando arriva la proposta, guarda caso, lo veniamo a sapere a pizzichi e mozzichi e tutto cade nel vuoto? Secondo te perché? Io credo che in questo caso la responsabilità sia squisitamente politica. Perché un grosso imprenditore che viene con un'idea ben precisa, che conosce evidentemente la storia del territorio e che propone una sorta di prosecuzione naturale della vita della Reggia di Carditello, a un certo punto scompare perché evidentemente non ha trovato le risposte che avrebbe dovuto trovare, o si è addirittura spaventato. Ma in buona sintesi io credo... O forse è stato ignorato. O forse è stato completamente ignorato, come purtroppo spesso avviene. Io credo fondamentalmente una cosa: questa vicenda ha messo in evidenza, così come è stata condotta nel corso in particolar modo di quest'ultimo anno, numerosi nervi scoperti della politica, della gestione dirigenziale e delle varie amministrazioni che sono direttamente o indirettamente coinvolte in questa vicenda. E che panorama ne viene fuori? Ne viene fuori un panorama che è assolutamente asincrono rispetto alle esigenze attuali del territorio. Come si fa a portare avanti una battaglia di crescita, di sviluppo, una battaglia di modernità, pur rimanendo ancorati a quei valori storici, culturali che ci appartengono e che fanno di noi evidentemente delle persone diverse rispetto ad altre? Come si fa a cercare di innescare questo processo virtuoso se poi ci si trova all'out-out di una politica che scende in campo in maniera sincronizzata? Come si fa a portare avanti una necessità che è una necessità del popolo? È il popolo che chiede che si faccia finita con queste schifezze, perché sono schifezze, sono speculazioni politiche che non servono assolutamente a niente, che non pagheranno. La politica ha dimostrato quello che vale, ce l'ha dimostrato la regione, ce l'ha dimostrato la provincia, ce l'hanno dimostrato anche i numerosi amministratori comunali che nel corso del tempo si sono, come dire, avvicendati intorno a questa vicenda. Bene. Così come pure il consorzio unico, il consorzio generale di bonifica del Basso Volturno. Ma la cosa veramente triste
è che la soprintendenza, che avrebbe dovuto entrare, guardare, controllare, verificare, tutelare, proteggere quel sito come tanti altri siti, non ha mosso un dito. Allora la mia domanda è: ma la magistratura che cosa fa? Dopo tutto quello che è successo, nessuno ha responsabilità. Ecco, vedi, tutto questo, come dire, movimento, tutti questi sorrisi, queste strette di mano, questi abbracci, io ho la sensazione che qui ci sia qualcuno che voglia affrancarsi da questa vicenda. Invece no, non deve accadere. Le responsabilità devono essere ben messe in evidenza, e se ci sono responsabilità che rasentano i codici, che vengano, come dire, additate. Io devo dire, davanti a tutto questo, davanti alla vicenda decennale di Carditello, davanti all'ultima notizia drammatica che la CMS è fallita e praticamente adesso si aprono i giochi, e quando si aprono i giochi c'è sempre da temere qualcosa. Bene, io sto arrivando alla considerazione, che sarà anche molto semplicistica, di dire: ho l'impressione che i veri responsabili poi non paghino mai. A me purtroppo la provincia di Caserta, in maniera particolare identificata con il piano Caserta dell'ex ministro dell'interno Maroni, che pure ha condotto una straordinaria battaglia, una battaglia che però, come dire, non ha fatto altro che continuare a schiacciarci verso il basso. Non c'è stata una crescita proporzionale: da una parte arresto i malavitosi, distruggo la camorra, e dall'altra offro l'opportunità di crescita del territorio e della società casertana, che al contrario ha paura, oggi più di ieri. Certamente. Voglio un attimo ritornare alla tua riflessione un po' amara sulla partecipazione di Carlo Di Borbone. Tu hai detto che tutte le volte che si è cercato di coinvolgere l'erede di Casa Borbone, avete sempre avuto come unica risposta qualcosa di molto evanescente, come se Carlo Di Borbone non avesse la voce tonante che si richiede in certi casi. Io però non lo voglio difendere, ma dico anche questo. Dico che, al di là dell'indole di una persona, che va comunque rispettata comunque essa sia, però è molto difficile, sai, mantenere la voce tonante e decisa quando si viene attaccati in continuazione, e non soltanto, tu dovresti saperlo molto bene, e non soltanto attaccati come si attacca politicamente una parte o un'altra, che su quello voglio dire nessuno fa storia, ma si viene attaccati, ecco, mentre l'avversario politico si attacca in una certa maniera e l'altro accetta e controbatte. Quando si tratta di attaccare i Borbone, io ho avuto modo di vedere, sicuramente anche voi, lo si fa nella maniera peggiore. Lo si fa anche utilizzando lo scherno, il dileggio. Si umiliano i Borbone. I Borbone non si attaccano soltanto, i Borbone si schiacciano e si umiliano. Allora, sai, i Savoia, che per molti versi avrebbero avuto bisogno di un salutare paio di paccheri in faccia, ma che comunque continuano a salutare, perché i paccheri anche ai bambini sono educativi. Voglio dire, sono educativi, nonostante la scuola di psicologia, il metodo Montessori, tutto quello che volete, però un paio di schiaffi sonori, voglio dire, non hanno mai fatto male a nessuno. Hanno sempre dato buoni risultati. Ecco, hanno sempre dato buoni risultati. Quindi voglio dire, i Savoia continuano ad andare in televisione perché probabilmente avranno una sensibilità diversa che gli consente di continuare a papereare in televisione dopo i danni fatti. Quando si parla del Borbone, invece, il Borbone lo si schiaccia, lo si dileggia attraverso i film, attraverso tutto. E allora diventa un po' difficile, forse, se si ha un minimo di sensibilità, mantenere la voce tonante. Forse anche per questo che Carlo Di Borbone, che io non conosco personalmente, so solo che è un bello uguaglione perché si vede e basta, voglio dire, non, forse anche per questo, o forse perché una serie di circostanze lo hanno indotto a gettare la spugna. Ma tu, che sei anima di questo movimento, che parla della Casa Borbone, che mantiene viva una memoria che comunque è la memoria di noi tutti e quindi non va dimenticata, non va seppellita,
dovresti farti carico, sei presidente nazionale, dovresti farti carico almeno di interpellarlo su questa vicenda. Io, consentitemi, quello comunque rimane casa sua, no? Idealmente, ma rimane casa sua. Non è che l'ha costruita mio nonno o mio bisnonno, comunque l'hanno costruita loro. E allora perché non ti fai carico di questo? Io sottoscrivo tutto quello che hai detto poc'anzi. La mia è stata più che altro una risposta, diciamo, di, ecco, tra virgolette, di amarezza. Io credo che questo non sia più il momento di aspettare e di temporeggiare. Al di là di Carditello, credo che questo è il momento in cui bisogna mettersi in prima linea. Io farò di tutto, come hai detto tu, per invitare gli attuali Borbone delle due Sicilie a mettersi a capo di, non di un movimento politico, ma di un movimento di opinione, un movimento di indirizzo, perché c'è davvero bisogno. Le nostre contrade stanno scomparendo sotto ogni punto di vista. Carditello viene messo all'asta al miglior offerente, la storia viene da 150 anni e passa messa alla berlina, obliati i nostri soldati, i nostri briganti. Adesso non è più il tempo delle attese, questa è l'unica cosa che posso dire. In questo momento bisogna fare in modo che questa gente, la nostra gente, abbia dei punti di riferimento forti. Credo che il Borbone sia assolutamente e deve essere assolutamente il punto di forza di questa ripresa, di questa rinascita meridionale. Anche io credo, lo dico anche a Nando Cimino, che sono sicura che condividi, io penso che un popolo senza memoria non vada da nessuna parte. Non solo non vada da nessuna parte, ma soprattutto sbanda, ed è la nostra storia. Noi siamo un popolo, mi duole veramente doverlo dire in questo modo, siamo un popolo di sbandati. Non abbiamo un'identità, ce l'hanno tolta, ce l'hanno scippata, hanno cercato di cancellare tutto ciò che eravamo. Io capisco il basso profilo tenuto da Carlo Di Borbone. Lui chiede in una intervista, sentite, posso per favore una richiesta, togliete dal vocabolario Zingarelli il significato di borbonico così come l'avete scritto. Ecco dunque quello che cosa significa? Significa che è la storia che è stata cancellata. Voi immaginate su una certa storia, apro una breve parentesi, siamo italiani e siamo contenti di esserlo. Sgombrato il campo da questo equivoco, io penso che come si fa a smantellare un mito che è durato 151 anni, tre giorni fa, 151 anni. Però è anche vero che così come i tedeschi hanno avuto il coraggio e la forza di riconoscere quella certa parte storica, perché non pacificarsi con quest'altra parte del paese e dire finalmente la verità, una verità che comunque rimane inconfessabile, perché ahimè è questo. Ma che non sia soltanto revisionismo storico nell'accezione peggiore del termine, perché oggi quando si parla di revisionismo storico si appare come una bestemmia. No, un sano revisionismo che significa poi la lettura reale delle cose, perché comunque è fuori discussione che la storia la scriva il vincitore. E allora una storia che non sia scritta dal vincitore, ma una storia che sia scritta dagli osservatori, dal popolo che legge, dal popolo che si informa, dal popolo che vive attraverso le sue memorie. Io naturalmente aspetterò ancora con noi Nando Cimino per parlare di Carditello. Abbiamo un osservatore in più e questo non può che farci piacere. Noi preghiamo te, che sei presidente di tutte queste belle cose, di farti carico presso Carlo Di Borbone, e vedrai che un giorno o l'altro, se si sente confortato dall'amicizia di molte persone, la voce di Carlo Di Borbone non sarà più sottile e flebile, ma sarà un pochino più tonante. Noi vi ringraziamo di essere stati qua con noi e a voi buon proseguimento di serata.